Siamo giunti all'atto finale. Per la categoria Open dello Sgreccia, il Pizza Luigi, campione in carica, deve difendersi dalla terribile Capitolina, squadra giovane che è la vera rivelazione di questo torneo. La squadra del duo Esposito Pozzi, di grande esperienza e dai nomi altisonanti, ha avuto vita facile in semifinale. La partita della semifinale è stata strana perché loro non avevano un portiere fin dall'inizio. Non fa molto resto. Viceversa, gli Enfants Terribles, capitanati da un UTT giovane, ha solo lo spirito, Marco Angelini, si sono sudati la qualificazione ai rigori contro i Dimito Boys. Vedo che poi i quarti di finale contro l'Acquedotto e semifinale contro la squadra di Andrea Dimito, abbiamo tirato fuori due ottime prestazioni, poi c'è stata anche un po' di fortuna ai rigori. Pizza Luigi ha i favori del pronostico, ma il pubblico, forse spinto dalla simpatia per la Capitolina, dal fascino del Davide contro Golia, sarà dalla parte opposta. Sì, sicuramente è uno stimolo in più per le squadre che giocano contro di noi, come io sono stato già tante volte dall'altra parte, quando giochi con le squadre più forti dai sempre qualcosa di più. Faranno dall'inizio fino alla fine il tifo per loro, noi comunque siamo una squadra antipatica già da anni. La Capitolina invece tenterà il terzo sgambetto ad una grande, dopo aver vinto contro l'Acquedotto e la squadra di Dimito. Secondo me sono un po' esagerati perché è un torneo, quindi gli piace veramente recitare la parte del leone. Noi ce la giocheremo divertendoci, cercando ovviamente di dare tutto, giocheremo per vincere. L'appuntamento con la serata conclusiva è per venerdì a partire dalle ore 19.30. Seguite la diretta web su news.funnel.it/diretta web. Think you're